Passeggiare in città col vostro cane è una delle esperienze più divertenti che potete fare assieme. Camminare fianco a fianco e condividere dei momenti semplici, ma per voi speciali, migliorerà il vostro rapporto. È importante quindi saper gestire il vostro cane in città, così da godere al meglio questi momenti. La città è piena di ostacoli che il vostro cane deve imparare a conoscere, così che non diventino fonte di stress. Questa mattina sono andato in città con Shaka e abbiamo dovuto attraversare una strada per entrare in un negozio. Quando dovete attraversare la strada, per prima cosa richiedete l'attenzione del vostro cane, così da potergli dare il segnale fermo. In questo modo sarete sicuri che non si muoverà, mentre voi potrete controllare a sinistra e a destra ed accertarvi che non stia arrivando una macchina. Quando la strada è libera, invitate il vostro cane a seguirvi, così potrete attraversare assieme. Quando invece arrivate ad un incrocio e trovate il semaforo rosso, date il segnale fermo e dopo ricordatevi di premiare il vostro cane e di interagire con lui, così da essere certi che non si muova fino a che non scatti il verde. In ogni caso, ricordatevi di mantenere la calma. Più sarete tranquilli e più sarà tranquillo il vostro cane. Anche quest'anno è arrivato il momento delle vacanze, ma come possiamo conciliare queste vacanze al mare con il nostro amico a quattro zampe? Per prima cosa dovremmo informarci bene dove poter portare il cane e quindi dove siano presenti delle spiagge attrezzate per i cani. Molto spesso è sufficiente fare una piccola ricerca in internet annotandosi le spiagge in cui è possibile portare il cane. Una volta arrivati al mare dovremo preparare la borsa da spiaggia non solo per noi ma anche per il nostro amico cane. Sicuramente non dovranno mancare una ciotolina con una bottiglietta di acqua fresca per poter dare da bere sempre al vostro cane, dei sacchettini per raccogliere i bisognini e per alcuni cani addirittura una crema solare. Infatti alcuni cani, come ad esempio quelli a mantello chiaro, sono molto più soggetti a scottature. Dovremo applicare queste creme solari soprattutto nelle zone in cui il pelo è un po' più rado, quindi sul muso, sulle orecchie e sul tartufo. Mi raccomando, ricordatevi che il cane non può stare sempre sotto il sole. Evitiamo le ore più calde della giornata e sicuramente portiamo con noi un ombrellone. Ricordatevi che anche in spiaggia, come in passeggiata, è sempre importante non lasciare sporco, quindi raccogliete sempre i bisognini del vostro cane. Se il vostro cane ama entrare in acqua con voi, è sempre bene risciacquarlo con acqua dolce dopo ogni bagno. Infatti l'acqua di mare, essendo salata, può essere dannosa per la sua pelle. Buon bagno e buone vacanze! Allora Otto, adesso diamo una controllata alle unghie. Controllare le unghie è molto importante, in quanto se non frequentemente tagliate, rischiano di incarnirsi. Bravo! Ecco, adesso le tagliamo, Otto. Non tutte le unghie si consumano allo stesso modo. L'unghia che rischia maggiormente di girarsi è lo spirone o il quinto dito, perché è l'unica unghia che non tocca terra. Infatti il cane, facendo le sue normali attività, quali scavare, correre, può consumare queste altre unghie, che sono quelle che toccano terra. Invece lo spirone, non toccando mai terra, è l'unghia più lunga. È un'operazione molto delicata, per cui non fatela mai a casa. Portate sempre il cane da un toelettatore o comunque da una persona esperta. Per tagliare le unghie si utilizza il tagliaunghie. Quindi io adesso andrò a tagliare l'unghia facendo molta attenzione a non tagliare la parte dove vedete il rosa, in quanto se viene tagliata può uscire del sangue. È un'operazione che al cane non piace, per cui portatelo sempre da un toelettatore. Quello che potete fare voi è controllare regolarmente che l'unghia non si giri. La Rally Obedience è una disciplina sportiva abbastanza recente in Italia che prevede un percorso a tappe tipo gioco dell'oca, dove il cane con il proprio conduttore devono eseguire questo percorso e ad ogni tappa, che in rally viene chiamata stazione, eseguire e completare un esercizio. Nella rally quello che premia il percorso è sempre la comunicazione continua tra il cane e il proprio conduttore. La rally è una disciplina sportiva agonistica che prevede delle gare
e il percorso va eseguito nel minor tempo possibile e nel miglior modo possibile. Più c'è festa, più il percorso è bello, più il cane è felice e più i rally si prendono punti. Ci sono diversi livelli di rally obedience. Se volete rendere il percorso un po' più difficile, potete ad esempio aggiungere un salto. Ma Yves, sei già pronto? Vieni. Pronto? Bravo! Ok, pronto? Hop! Piede! Hop! Piede! Wow! Molto bravo! Bravo, Pupo! Bravissimo! Les enfants de la patrie, le jour de quoi? Oh, bonbon, bonjour! Et pensavo alla Francia, a Parigi, e alla Tour Eiffel, alla fondue. E un fantastico risotto per i nostri amici a quattro zampe, colorato, gustoso, ideale per ogni stagione. Donc, prepariamo dei piselli. E con l'aiuto di maman, mi raccomando, delle carote e delle courgette tagliate a pezzettini. Le mettete nell'acqua a bollire per 20 minuti, ma io l'ho già fatto! Le tiriamo fuori. Sono già cotte. Carote e courgette, zucchine. E le mettete in un piatto e voilà. E a questo punto buttate il riso. Oh, pardon, non così, lo buttate nell'acqua, così lui si cuoce e lo lasciamo bollire per 20 minuti. Mescolate tutto per bene e quando è pronto, come sarà questo risotto? E voilà! Il risotto ideale per ogni stagione e con l'ultimo tocco di reblochon, dei cubetti di wurstel di pollo, eccezionale, dalle carsi baffi, garantito da Reblochon. Questa è una tartaruga palustre. Normalmente in natura vive negli stagni, cioè dove c'è acqua ferma e c'è la possibilità anche di stare all'asciutto. Se decidete di adottarla, è importante che vi procuriate una vaschettina come questa, in cui ci sia anche una zona all'asciutto come quest'isola. Infatti le tartarughe palustri non devono stare sempre in acqua, ma hanno bisogno di un posto in cui potersi riposare, quindi all'asciutto. Ricordatevi che la tartaruga è un rettile e come tutti i rettili ha bisogno dei raggi del sole. I raggi del sole le permettono di produrre il calcio. Il calcio è un elemento fondamentale che fa parte delle ossa e anche del guscio della tartaruga. Se teniamo la tartarughina solo in casa, è importante che ci procuriamo delle lampade particolari a emissione raggi UVB che sostituiscono i raggi del sole. Se non forniamo questi raggi UVB, potrebbero esserci delle conseguenze molto gravi per la tartaruga, tra cui la malformazione del guscio. Durante la bella stagione è possibile anche mettere la tartarughina fuori sul balcone, in modo tale che prenda i raggi del sole direttamente. Mi raccomando però, in questo caso ricordiamoci di fornirle anche dell'ombra, altrimenti la luce diretta del sole potrebbe essere troppo calda. La tartaruga palustre da piccola misura solo pochi centimetri, come potete vedere, ma quando cresce può diventare molto grande. Vedete che differenza? Quindi quando la adottate dovete tenere presente che può diventare così grossa e quindi dovete avere lo spazio e il tempo necessario per dedicarvi a un animale di queste dimensioni. Le tartarughe palustri sono animali carnivori e mi raccomando, attenzione, perché da grandi non sono molto docili, ma possono diventare estremamente aggressive e anche mordervi. Ah, un'ultima curiosità, si dice che le tartarughe siano gli animali più lenti del mondo, ma guardate questa tartaruga, non è per niente lenta.